Da che cosa dipende il cambiamento? Forse qualcuno pensa che il cambiamento dipenda da circostanze favorevoli o da una serie di appoggi e spinte dall'esterno. Non sempre così. Anzi, il cambiamento più importante a volte deriva da una scelta portata avanti con obbedienza e fedeltà. Siamo contenti oggi di avere un ospite speciale, in qualche modo. Il pastore Gargano è venuto qui in un'altra veste, con la veste di chi ci racconterà la sua testimonianza e come è avvenuto il cambiamento nella sua vita. Beh, di questo stiamo parlando in questa serie di trasmissione, di video, anche perché, come già si sta dicendo spesso, con Gesù tutto può cambiare ed è cambiato così anche per quanto riguarda la mia vita, per quanto riguarda la mia esperienza. Ero giovanissimo quando ho cominciato a sentir parlare del Signore. A dire il vero, sono nato in una famiglia dove mia madre già conosceva il Vangelo, aveva accettato Gesù come personale salvatore. La nostra famiglia era una famiglia di origine umile, mio padre svolgeva un lavoro molto umile e portava avanti, diciamo, il necessario per andare avanti con la famiglia, per sostenere la famiglia. Quindi mio padre spesso era fuori, chi gestiva un po' la famiglia era mia madre che nel giro di 5 anni e mezzo ha avuto 4 figli. Caspita. Io sono il maggiore dei figli. E quindi si è dedicata lei alla nostra educazione, alla nostra crescita, a prendersi cura di noi, diciamo, più di papà, perché papà arrivava a casa una volta ogni 15 giorni quando gli davano quel giorno di vacanza, di festa, e quindi ritornava a casa e come poteva ci istruiva nelle vie del Signore, ci parlava di Gesù. E in quegli anni, negli anni della tua infanzia, quindi osservando l'esempio di tua mamma e anche i suoi insegnamenti, avevi già qualche idea su Dio? Credevi in Dio oppure eri un bambino un po' ribelle? No, all'inizio, diciamo che guardando anche l'esempio di mia madre, anche l'ambiente dove vivevo, di solito ci portava in chiesa mia madre, ma ci portava nel vero senso della parola. Cioè, fisicamente bisognava andare in chiesa e quindi si andava in chiesa, un ambiente tutto sommato piacevole, gradevole nel tempo dell'infanzia, cosa diversa quando poi è arrivata l'adolescenza. Cosa è successo durante l'adolescenza? Beh, durante l'adolescenza ho cominciato a coltivare amicizie, diciamo, non tanto buone. Abbiamo fatto gruppo con alcuni altri compagni, abbiamo cominciato a fare cose che uscivano fuori dai canoni di famiglia, dagli insegnamenti familiari, e mi hanno condotto anche a fare delle scelte non buone, non positive, fino al punto da destare molta preoccupazione nel cuore di mia madre. Fin quando lei ha potuto mi ha portato in chiesa, dopodiché poi ho scelto io di non andare o qualche volta, e quindi coltivavo le mie amicizie fuori dalla chiesa. E per quanto riguarda te, vivevi un disagio in questa situazione? Avevi ricevuto alcuni insegnamenti e stavi... Beh, il disagio era nel tradire la fiducia di mia madre, nel fare qualcosa che non era gradita a mia madre. Infatti molte volte sentivo mia madre pregare nella sua camera da letto, ma pregare con un ardore che non è facile descrivere, e pregava proprio per i suoi figli, in modo particolare pregava per me, perché lei aveva una convinzione che se avessi dato io il cuore al Signore, gli altri, i più piccoli, avrebbero seguito. Questa era la sua convinzione, quindi in modo particolare pregava per me, che il Signore toccasse il mio cuore. Quindi un disagio legato più che altro a, forse alla tristezza che vedevi nella vita di tua mamma, ma non tanto rispetto a Dio. Non tanto rispetto a Dio, perché ancora non avevo fatto un'esperienza con il Signore, quindi conoscevo la parola di Dio, perché alla scuola domenicale che frequentavo da piccolo, in qualche modo gli insegnamenti erano arrivati, erano giunti, ma non avevo fatto ancora un incontro con il Signore. Il mio disagio all'inizio era più che altro nei confronti di mia madre. Infatti molte volte che sentivo piangere letteralmente mia madre ai piedi del Signore, mi ripromettevo, ma quasi quasi vorrei che lei fosse contenta di me, e contenta di me significava andare in chiesa, servire il Signore,
fare la volontà di Dio, però poi non ci riuscivo perché mi ritrovavo con gli amici ed era punto e a capo, andavo a fare le solite cose non buone e seguire le strade non edificanti. E fino a quando è andata avanti questa situazione? È andata avanti fino all'età di 16 anni. Qualcuno può dire, ma 16 anni eri già in ebere, giovane. Beh, diciamo che dalle mie parti si cresceva in fretta. Eravamo di solito, la nostra infanzia si passava in mezzo alla strada, quindi lì era il nostro parco giochi, era il nostro modo di esprimersi, il nostro luogo per esprimerci. E allora, fino all'età di 16 anni, ormai non andavo più in chiesa, avevo le mie amicizie, facevamo quelle cose che non dovevamo fare, ma che da giovani e adolescenti facevamo. Alcuni miei amici, adesso se dovessi ricordare d'infanzia, alcuni non ci sono più perché a causa di scelte sbagliate hanno fatto una brutta fine, altri hanno preso strade sbagliate e stanno pagando ancora le conseguenze. E all'età di 16 anni arrivò al paesello dove abitavo io in Sicilia una tenda dove si predicava il Vangelo. Era la prima volta in assoluto che una cosa del genere si verificasse in questo paese a suo tempo di 7-8 mila abitanti. Un evento, diciamo. Un evento. Infatti, come arrivarono questi fratelli e cominciarono a montare questa tenda, il paese quasi per intero andò a curiosare, perché tutti pensavano a qualcosa spettacolo, qualcosa di divertente, e poi cominciarono a prendere coscienza che quella tenda era lì perché si predicasse il Vangelo. E mi ricordo che in quell'occasione, io fra l'altro ero in un periodo estivo, io finita la scuola, di solito andavo sempre a lavorare, facevo il manovale, finiva la scuola e i mesi di vacanza li passavo appunto lavorando. E mi ricordo mia madre che mi fece proprio una preghiera, mi chiese con ardore di andare a sentire la parola che veniva predicata sotto questa tenda, ma lo disse in un modo tale che non ho potuto dire di no. Questa volta ti convinse. Sì, non ti chiedo mai nulla, non ti chiedo mai nulla, mi devi fare un favore grande, devi venire a ascoltare stasera la parola di Dio che sarà predicata sotto la tenda. E quella sera per la prima volta ti avvicinasti in qualche modo? Quella sera non volevo dispiacere mia madre, non mi chiedeva mai nulla e faceva tanto per me. Già fatto stesso di sopportare tutto quello che faceva e i dispiaceri che gli davo era già parecchio. Quella sera ho detto sì, e siccome c'erano dei miei amici pure che erano curiosi, ma cosa si fa? Io cercai di convincere, disse ma andiamo a vedere cosa fanno questi qui. In modo così andavo con i miei amici e allo stesso tempo facevo contenta mia madre, ma non mi avvicinai tanto perché non volevo essere confuso con quelli che erano invece già sotto la tenda. Quella sera la trascorremmo in questo modo. Fui lì, mia madre mi chiese, non mi vide, però io gli spiegai cosa si era predicato, quindi lei si mise il cuore tranquillo. Per lei era un inizio, poi forse perché sapeva che il Signore avrebbe fatto poi il resto. Ma lei ci credeva moltissimo. Lei credeva che il Signore avrebbe ascoltato le sue preghiere e insistentemente le elevava al Signore. Quella tenda doveva rimanere montata in quella piazza per 2 settimane. E allora è successo proprio questo, che la sera successiva, sempre mia madre naturalmente aveva il cuore e desiderio che io continuasse ad andare, ma andai con mia volontà, sentivo di andare, e mentre la sera prima ero stato un bel po' distante, ascoltavo tutto ma da distante, la seconda sera mi sono avvicinato un po' di più. E questo è successo per tre sere, star fuori dalla tenda, ma fisicamente mi avvicinavo sempre di più verso la tenda. La quarta sera, che era un giovedì, mi sono ritrovato lì dentro la tenda nelle ultime file. Ti eri confuso? A questo punto eri... Piano piano cominciavo a fare dei passi, nel mio cuore cominciava a nascere qualcosa. Lo Spirito Santo cominciava a fare il suo lavoro e io glielo permettevo di fare. Certo. E quindi il giovedì mi sono trovato sotto la tenda. La tenda, la campagna evangelistica è iniziata il lunedì. Il venerdì sono andato di nuovo perché avevo il desiderio, finiva di lavorare, quindi docce e quindi si partiva. Il venerdì ero a metà, più o meno, della tenda seduto. Facevo sempre qualche passo. Naturalmente i credenti che erano lì mi conoscevano, quindi contenti, mi incoraggiavano. E poi il sabato ci fu un appello per accettare il Signore come personale salvatore e mi trovai davanti tra quelli che avevano deciso di fare di Gesù il loro personale salvatore. Insomma, una sola settimana che ti cambiò la vita. Una sola settimana ha cambiato la mia vita, anzi un attimo è cambiata la mia vita, proprio quel sabato. Ed è cambiata così tanto che
sono uscito proprio, come dice la persona, come dice Gesù, una nuova creatura. Una nuova creatura, sono nato di nuovo. E al punto che l'indomani mattina è stata annunciata che c'era una preghiera nella chiesa dove si pregava per la campagna evangelistica che si stava facendo, quindi di domenica mattina era stata organizzata una preghiera, poi la sera ci sarebbe stato ancora il culto. Io andai a quella riunione di preghiera da nato di nuovo, la mia prima riunione di preghiera da nato di nuovo, e in quella mattina il Signore battezzò con lo Spirito Santo. Quindi qualcosa di meraviglioso, di straordinario. Sono passati un po' di anni, stiamo parlando del 75, quindi immaginate, sono 46 anni quasi che sono trascorsi, qualcosa di straordinario che ha cambiato totalmente la mia vita. Quindi immagino che anche le compagnie, le frequentazioni che avevi, cambiò tutto senza obbligo da parte esterna. No, assolutamente, ma la cosa che accadde subito dopo quei giorni fu che avevo fatto un'esperienza così esaltante, così gloriosa, meravigliosa, che per me era assurdo che i miei amici non la facessero. Questa era l'idea che subito si mise nella mia mente. E la prima cosa che feci fu proprio quello di andare a incontrare i miei amici, cercare i miei amici, stavolta però con un motivo diverso dalle volte precedenti. Con lo scopo di parlare loro del Signore e raccontare quello che mi era accaduto, l'esperienza straordinaria che avevo fatto. E io ero convinto che non si poteva rifiutare, ero un adolescente sedicenne, non si poteva rifiutare una cosa del genere, quindi ero convinto che una volta che io gli avessi parlato del Signore avrebbero aperto il cuore. Invece non fu così. Io gli ho parlato del Signore, comunicai quello che mi era accaduto, testimoniai della salvezza che avevo ricevuto, ma naturalmente loro, sì, va bene, ma da lì in poi diciamo che ci fu un allontanamento, ma non che fu un allontanamento per me angosciante, triste, come se stessi perdendo qualcosa, avvenne così naturale, ormai gli interessi erano diversi, gli scopi erano diversi, le direzioni verso cui stavamo andando erano talmente diverse che non era più possibile conciliare poter vivere un'amicizia come prima insieme. Come detto te, sono passati 46 anni da allora, sì. E quindi non abbiamo il tempo di raccontare tutto quello che è successo in quel periodo. Sappiamo che sei un servo di Dio e che quindi hai fatto poi una serie di scelte che sempre di più hanno fatto in modo che tu dedicassi la tua vita. E quindi cosa consiglieresti a chi è a casa? Tu, come hai detto prima, venivi da un paesello, un ragazzo con i suoi interessi, il Signore ad un certo punto ha stravolto la tua vita ed è cambiato tutto. Cosa consiglieresti a chi è a casa e che forse pensa che bisogna partire già da un certo livello di preparazione dottrinale, teologica, piuttosto che comunque da una spinta? Non lo so. La crescita, come avviene fisicamente anche nella vita cristiana, è graduale. Io da quella nuova nascita, voglio usare il termine proprio utilizzato da Gesù, da quella nuova nascita per me è cambiato tutto, nel senso che è cambiato lo scopo della vita, è cambiata anche la direzione della vita, i principi che regolavano la mia vita. Da quel momento la mia vita l'ho proprio deposta nelle mani del Signore e tutte le scelte che ho fatto, diciamo, ho dovuto fare da lì a poco delle scelte importanti di vita, scelte che riguardavano il lavoro, scelte che riguardavano la famiglia, scelte che riguardavano l'impegno al servizio del Signore. In tutte le scelte poi che mi sono trovato a fare, ho chiesto l'aiuto, la conferma e la guida del Signore. E il Signore, in modo particolare all'inizio, lui sapeva che avevo bisogno di più incoraggiamento perché ancora la fede era un po' all'inizio, era acerba. Parlava anche in modo diretto, in modo chiaro alla mia vita, indicandomi le scelte da fare. Grazie a Dio, col senno adesso del poi, si dice, mi rendo conto come il Signore ha usato situazioni, circostanze per guidare e condurre la mia vita al punto dove adesso si trova. Gloria a Dio. Possiamo quindi sintetizzare con una sola parola, l'ubbidienza. Quando una persona si accosta a Dio e decide da quel momento di ubbidirgli, poi tutto il resto gradualmente avrà la sua crescita spontanea. Ma quando si accosta a Dio una persona, il suo desiderio è proprio quello di ubbidirgli. Perché mentre prima non c'era questo interesse, la gioia di chi conosce il Signore deriva proprio dal fatto di sentirsi approvato dal Signore. Quindi quando un credente, è successo a me già da giovane, ma continua a succedere anche adesso,
un credente si sente approvato da Dio, quella è la più grande fonte di gioia, sapere che il Signore sta accettando quello che tu stai facendo, il servizio che gli stai offrendo, che non è eccellente, è con quello che possiamo offrire, le possibilità che abbiamo, ma sapere che ci si trova nella volontà di Dio è fonte di grande gioia. E la vita veramente cambia quando il Signore interviene, quando permettiamo a Lui di far parte della nostra vita. Amen. Ti ringraziamo, fratello Gargano, di averci condiviso la tua storia e vogliamo incoraggiare quanti ci stanno ascoltando da casa. Avete sentito questa storia di cambiamento alla cui base c'è la scelta, una scelta che un giorno viene fatta e tutto il resto sarà fatto da Dio. Lui ha già programmato e previsto ogni cosa per la tua vita, il suo sacrificio è già pronto e ti viene offerto. Quindi ancora oggi sappi che anche nella tua vita tutto può cambiare.